Ciao, benvenuti a una puntata nuova di Ti racconto un profumo, sempre con le stesse t-shirt che ci siamo stufati di cambiarci, stiamo registrando da stamattina. Ne facciamo sempre tantissimi cambi, ma poi alla fine ci stanchiamo ad un certo punto. Sì, è estenuante. Sì. Ma ti sei messo il gel ai capelli? No, mi sono solo bagnati. Ah, allora, Ho caldo. a proposito di capelli, parliamo di capelli, prodotti per capelli. Avete visto che io ho fatto come Davide, ho tagliato, com'era? No, Sansone, Sansone. che ho tagliato i capelli, però cresceranno presto perché comunque era luna Sì, con extension crescono crescente. No, no, luna velocissimamente. crescente, a me crescono veloce. Parliamo quindi di prodotti per capelli. Allora, cosa sto usando in questo periodo? I prodotti di un brand italiano che si chiama Fragile Cosmetics o Fragile Cosmetics, è fondato da un hairstylist o parrucchiere in Italia, come lo chiamiamo in Italia, e sono dei prodotti con ingredienti naturali. Partiamo dal presupposto che è difficile trovare dei prodotti con una buona percentuale di ingredienti naturali, soprattutto balsamo, che siano performanti. Ok, e questo appunto sono uno shampoo e uno È balsamo. bella la confezione, molto. Allora, il 97%, anche questo mi sa, questo è il 98, il balsamo, 97% di ingredienti naturali. È uno shampoo che va bene per tutti i tipi di capelli e fa non tanta schiuma, quindi se avete schiuma a profusione non fa per voi, anche perché i prodotti naturali non è che possono fare tutta questa schiuma a cui siamo abituati. Apriamo, apriamo, ti faccio sentire. Questo è trasparente, la Trasparente, texture tipo del... gel. Allora, Piacevole. la profumazione, hanno entrambi una profumazione con bergamotto, giuggiola, fico, lemongrass e non ricordo l'altro ingrediente, però ha questa profumazione un po' cremosa, piacevole, Piacevole, non fresca. invadente, perché alcuni shampoo hanno queste super profumazioni molto forti. Allora, come vi dicevo, texture leggera, anzi non molto leggera, bella corposa, trasparente. E poca schiuma, però fa il suo dovere Ok. ed ha il 97% di ingredienti naturali. Balsamo mi ha molto stupito, appunto perché ho provato diversi balsami fatti con ingredienti naturali, però di solito non lasciano i capelli così morbidi, soprattutto nel caso di capelli trattati, colorati come i miei, che Ok. sono un po' più problematici, sono molto secchi e disidratati. L'ho detto che lo shampoo per tutti i tipi di capelli? Ok. No. Il balsamo, anche qui non è indicato per che tipo di capello è, però vi dico che l'ho provato come lo shampoo e lascia il capello bello, morbido e liscio e i capelli facili da districare. Tenendo conto che ha il 98% di ingredienti naturali, lo trovo ottimo. Texture, adesso ve la faccio vedere, è bianca. Profumazione identica a quella Sì. dello shampoo. Allora, tra gli ingredienti abbiamo l'estratto di avena biologica che serve a un'azione lenitiva e rinforza il fusto del capello, estratto di cocco biologico che ha un'azione nutriente, idratante e tende comunque a domare un pochino i capelli crespi e poi l'olio di canapa che ha un'azione rinforzante, si usa tantissimo adesso la canapa e tende a stimolare la crescita del capello. Due prodotti che mi sono piaciuti, mi piace anche molto il formato che lo puoi portare Sì. sia in giro durante il weekend e poi mi piace molto di più della plastica, del classico packaging in plastica e poi un marchio italiano. Sai cos'è? Rispetto al packaging plastica, questo lo spremi per bene. Ecco, sì, fino all'ultima goccia, praticamente questo lo fai uscire, l'altra
La particolarità di questi tipi di packaging è che consumi come il dentifricio fino all'ultima goccia, sì. Mentre senza difficoltà, mentre invece nei flaconi di plastica devi stare le è ore. Vero, concordo. Allora, qui c'è un cofanetto, non so se si vende in confezione il cofanetto, a me è arrivato questo, sto usando già uno di questi prodotti, si parla tantissimo adesso dei shampoo solidi. Ne ho provati diversi, alcuni soprattutto sul capello secco e disidratato come il mio lo lasciano a fine lavaggio un po' stopposo, quindi non mi avevano convinto tanto fino a quando non ho provato questi di Davids. Lo stai aprendo dalla parte sbagliata, di nuovo. Allora, hanno trasformato in forma solida molti dei loro best seller. Io sto usando... Che profumo! Hai visto che profumo? Io sto usando quello per capelli disidratati, secchi, che mi ha stupito. Allora, innanzitutto se amate... la schiuma, questi fanno schiuma, molto più schiuma, hanno una buonissima profumazione e poi ragazze fate risparmiare schifezze all'ambiente. Vi dico pure che ci dovrebbe essere scritto a quanto equivale, uno di questi equivale a un flacone da 300 ml di shampoo. Ok. Molto interessante. Poi abbiamo la versione, questa è Love, per capelli crespi e indisciplinati. Poi abbiamo la versione Dede per tutti i tipi di capelli. Questi sono prodotti che vanno bene sia per uomo che per donna. E poi questo è Volu, che è la versione per capelli fini o privi di corpo. Io la versione che sto usando è Momo ed è per capelli appunto disidratati, un po' decolorati, sfibrati. E... ottimi prodotti e soprattutto sono molto sostenibili e in questo caso li consiglio tantissimo perché appunto è un prodotto che ti elimina la plastica, che fa un buon lavoro, non ti lascia il capello stopposo, è una bellissima fragranze, bellissime, buonissime. Sì, le fragranze sono molto piacevoli. Floreali. Sì. Poi comunque dello shampoo bar, del balsamo, del shampoo solido in Italia non se ne è mai parlato tanto, ma all'estero è un prodotto che funziona molto bene. E adesso si sta iniziando a parlare abbastanza, quindi abbiamo quindi questi prodotti che sono pro ambiente e clean. Se non hai un buon pettine, non vai. Pettiniamo le bambole ora! Pettiniamo le bambole. Allora, io ho provato vari pettini, varie spazzole, ma sono rimasta veramente molto stupita di questi di Love Chrome, che è un brand giapponese. Loro sono specializzati in pezzi cromati per le auto di lusso. È un po' inquietante sto pettine. È un po' rock. E praticamente che cosa hanno iniziato a fare? Dei pettini che hanno una cromatura speciale antistatica, prendilo, senti come è leggerissimo, resistente per chi ha il problema del capello come dicono in Inghilterra, in America, frizzy, così crespo, ti toglie è antistatico e in più da quando uso questo io noto una perdita inferiore dei capelli quando li pettino, quindi è un prodotto secondo me molto interessante. Ci sono varie tipologie, questa è la Deluxe che mi avevano fatto provare direttamente dal Giappone, che è cromata placcata in oro. Okay. Però ci sono anche le altre versioni e devo dire prodotto ottimo, ricevuto anche da parte di follower che avevano già comprato questo prodotto degli ottimi feedback, quindi è un prodotto super interessante. Uno di quei prodotti che acquisti e ti porti dietro per anni, poi di solito tendono un po' a rovinarsi i pettini, no? Questo quando lo vedi sembra di plastica.
Sì, ma infatti quello che ti sorprende È ancora è più il leggero di uno peso. di Sì. plastica, cioè è peso piuma. Altro prodotto che vi voglio segnalare, questo è meno clean, ma io non sono una di quelle integraliste, ma mi piacciono le performance. Questo è un siero professionale all'olio di argan che si può usare sia per la pelle che per i capelli. Per i capelli io lo trovo super top, lo trovate da Mazzolari perché è firmato Mazzolari. Senti il profumo. Buono. Allora, guardate E la questo textura. lo definisco buono. Allora, texture trasparente, bella corposa ed è vanigliato. Una bella vaniglia. Sì, è molto gourmand. Molto gourmand, molto piacevole avere questo odore nei capelli. Io lo uso sul capello umido e me lo lascia bello morbido, non lo appesantisce, ma mi dà appunto la morbidezza e gli dà il giusto styling. Quindi è uno degli oli barra siero. Con olio appunto di argan che ho trovato molto performante sul mio capello. Il mio capello è un capello molto grosso, Ok. quindi non so se magari su un capello sottile è un po' too much, però per un capello grosso, crespo, io l'ho trovato fantastico e la morbidezza che dà e la setosità mi piace tantissimo. Ti farò provare anche i prodotti clean pure te per i Ok. capelli perché Vediamo se riesci a battere. Io sono convintissimo sostenitore di Aveda, quindi devi battere i loro prodotti. ce ne sono tanti. Sì, ce ne Io sono ho tantissimi, lo usato so. anche Aveda, però veramente ce ne sono tanti ed è bello appunto il capello è una cosa di cui si parla poco. Si parla molto sui social di make-up. Si parla anche di Di skincare. skincare, di capelli Di capelli poco pochissimo, si parla. ma ci sono tanti prodotti interessanti. Sì, e poi i capelli ne siamo ossessionati, altrimenti guardate in Italia ci sono parrucchieri dappertutto. Le persone Siamo pure. ossessionati dai capelli, però li trascuriamo. E dipende, perché chi è veramente ossessionato dal capello, a parte che va sempre dal parrucchiere, ma dedica molta cura e compra dei prodotti super performanti. Nel mondo del beauty funziona molto a problematiche che vuoi Ok. risolvere e il prodotto beauty diventa una copertina di Limus. Un classico è, che ne so. Ho il capello che non mi piace, crespo, allora provo tutti i trattamenti, provo tutti i prodotti, anche che costano, poi non mi trucco o mi trucco poco, prendo il rossetto che costa Certo. pochissimo anche da banco. Funziona così un po' a ossessione, a copertina di Linus, cioè ho una pelle che magari è un po' rovinata, non lesino a provare tutti i tipi di fondotinta, l'importante è che mi facciano una pelle perfetta, poi che ne so, dei capelli, manco vado dal parrucchiere, me li tengo sempre legate, molto ad ossessioni ed è interessante scoprire quanto questa ossessione può arrivare a farti spendere, pur di farti stare bene. Dipende dal commesso. Dipende dal commesso e anche dalla voglia tua di sentirti bene. Assolutamente sì, concordo. Cioè, sullo skincare, sui prodotti per capelli, si possono spendere cifre molto consistenti, anche di più rispetto a un profumo. Cioè, se uno ti Sì. propone, a meno che non sia un appassionato, un profumo, magari non ce li spendi 200 euro. Se arrivi in un posto e ti dicono ti faccio un trattamento ai capelli, o hai sentito parlare di un trattamento ai capelli che te li fa super lucidi, super, ce li spendi 200 euro, anche se magari non hai le possibilità. Però ti metti i soldi da parte perché devi Certo. avere, perché tu hai il problema dei capelli e lo Sì, vuoi sì. risolvere. E diciamo che funziona nel beauty a problemi che vuoi risolvere. Detto questo, la puntata è finita. Fateci sapere se avete dei
prodotti per capelli che vi piacciono particolarmente, se avete delle problematiche ci possiamo aiutare, se usate gli shampoo solidi, se avete provato dei balsami solidi, io li ho provati e poi ve ne parlerò e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao dal laboratorio di Vanessa. Ciao.